Bentornati sul canale Vado, le raccolgo e me le mangio. Questa volta per vedere di mangiare una nuova piantina spontanea. Quindi siamo qui alla ricerca del farinaccio, detto anche farinello, nome scientifico Clinopodium album. Vediamo, cercando, dovrebbe essere proprio qua, è questa pianta qua. Questo è il farinaccio, il farinello. Adesso non si vede niente perché c'è un po' di vento. Eccola qua, questa è la pianta interessata, il farinaccio. Abbiamo questa foglia che ricorda un po' il piede di un'anatra. Per questo infatti si chiama Clinopodium album, che vuol dire appunto piede d'anatra. Ma una caratteristica molto interessante che ce la fa riconoscere è questa, e cioè il fatto che abbia delle foglioline. Si chiama farinaccio proprio perché le foglioline apicali emettono una sostanza biancastra, una polverina, che sembra appunto farina. Adesso ve la faccio vedere bene, perché basta passare il dito sopra e vedrete che lascia un'impronta, quindi si riconosce proprio bene. Come vedete, infatti, tipicamente è una pianta che si trova lungo i campi incolti. Come vedete, qua al momento è incolto e infatti sui margini si trova tantissima farinaccio. Questo è anche in fiore, come vedete. Questo sta fiorendo, ma si mangia benissimo tutto. Si prende le parti apicali della pianta,